Cari appassionati di calcio, benvenuti su Top Sport News. Oggi abbiamo una notizia straordinaria, che ha dell'incredibile, e che ancora non ha ricevuto l'attenzione che merita. Rimanete fino alla fine del video, per scoprire tutti i dettagli di quanto successo. Ma prima di immergerci in questo scandalo, che sta scuotendo il mondo del calcio, vi chiediamo un favore. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale Top Sport News e attivate le notifiche. In questo modo, sarete sempre i primi a ricevere le ultime notizie sportive, comprese quelle più sorprendenti. Come può una squadra comprare gli arbitri per ben 20 anni e sembrare sfuggire alle punizioni? Dove l'UEFA, che spesso decanta i principi di onestà e le sue severe misure disciplinari? Ma quando si tratta di squadre così importanti, sembra voltare lo sguardo dall'altra parte. Nel frattempo, con altre squadre, è pronta a punire, inventando reati. Oggi vi raccontiamo uno dei più grandi scandali del calcio europeo, uno scandalo che mette in discussione l'integrità del gioco. Mentre la UEFA e il suo presidente, Alexander Čeferin, sembrano avere preso di mira e punito solo la Juventus, per presunti reati ancora da dimostrare, su questo gravissimo caso che coinvolge il Barcellona, sembrano mantenere un sorprendente silenzio. La domanda che sorge spontanea è: dov'è la coerenza? Secondo quanto rivelato dal giudice Joaquín Aguirre López, responsabile dell'inchiesta sul cosiddetto caso Negreira, il Barcellona potrebbe aver ottenuto favori arbitrali, grazie a pagamenti effettuati per quasi 18 anni a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri Spagnolo, e a suo figlio. Questi pagamenti venivano effettuati tramite società terze e ammontavano inizialmente a 70.000 euro all'anno, per poi incrementarsi fino a 700.000 euro. Il giudice ritiene che questi pagamenti abbiano influenzato le decisioni arbitrali a vantaggio del Barcellona, suggerendo una possibile corruzione sistematica nel sistema arbitrale spagnolo. La Guardia Civile ha addirittura perquisito la sede del Comitato Tecnico degli Arbitri, confermando ulteriormente la gravità della situazione. Tuttavia, l'interrogativo più grande rimane, perché l'UEFA e Čeferin non hanno ancora preso una posizione chiara su questo potenziale scandalo di corruzione, mentre hanno inflitto pesanti sanzioni alla Juventus per reati ancora da dimostrare. Questa è una vicenda che sta scuotendo le fondamenta del calcio europeo, e noi di Top Sport News continueremo a seguirla da vicino. Iscrivetevi al nostro canale, per rimanere informati su tutte le ultime sviluppi e notizie sportive. La coerenza e l'integrità del calcio sono in gioco, e il silenzio dell'UEFA è assordante. Grazie per essere stati con noi, e continuate a seguire Top Sport News, per rimanere aggiornati su questa storia in evoluzione.